la CIP sta facendo sulla depurazione nasce da tutte quelle che sono le pressioni che stanno avvenendo nel mondo che conosciamo, no? Quindi c'è il cambiamento climatico, la scarsità della risorsa idrica, i rinnovati impegni della Comunità Europea riguardo gli obiettivi di qualità delle acque di scarico. Quindi stiamo già lavorando oggi per riportare tutti gli impianti di depurazione allo standard minimo consentito e chiaramente sapete perfettamente che ci sono quei problemi sugli impianti di Santa Maria Goretti e Campolungo, sui quali già stiamo investendo su Santa Maria Goretti 5 milioni di euro, di cui 2 finanziati PNRR, e su Campolungo è pronto un progetto di circa 6 milioni di euro per sanare tutte quelle criticità riguardo più che il problema dell'acqua in uscita, le emissioni d'origine dell'impianto. Tuttavia, nonostante questi impegni che servono appunto per riportare su una base di normalità di questi impianti, stiamo anche ragionando, grazie anche alla collaborazione che abbiamo con l'Università Politecnica delle Marche, in particolare con il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria e Ambientale, una serie di interventi che sono stati anche premiati con un finanziamento europeo di complessivamente 11 milioni che cadrà parzialmente sull'impianto di Brodolini. Che è stato scelto come un impianto pilota per l'economia circolare, quindi verrà su questo impianto utilizzato un sistema innovativo per il recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto e anche di quelli prodotti dall'ecosistema della zona sentina, per la realizzazione di fertilizzanti e l'estrazione di nutrienti che possono essere poi reimpiegati nell'ambiente agricolo della stessa zona. Per di più, sempre attraverso lo stesso progetto, ma anche attraverso altri finanziamenti della Regione Marche, abbiamo installato proprio sull'impianto Brodolini di San Benedetto un sistema di riutilizzo delle acque reflue, che è un'altra di quelle frontiere che stiamo appunto studiando con il servizio depurazione, e proprio per rifornire come scopo ambientale e ripascire laghetti della zona sentina con le acque scaricate ed affinate dall'impianto Brodolini, ma anche utilizzare le stesse acque per irrigare proprio i campi della stessa zona del Parco Natura 2000. E stessa cosa per quanto riguarda l'impianto marino del Tronto, dove l'obiettivo del riuso delle acque è invece a scopo industriale, per la zona industriale di Ascoli.